Sì, abbiamo negli ultimi 3 anni lavorato nel quartiere di Pré, quindi cercando di darci degli obiettivi legati ad una fruizione, diciamo, differente dei luoghi di svolgimento del festival. Altro obiettivo importante è stato quello di cercare di attrarre all'interno del quartiere persone che il quartiere non l'avevano ancora vissuto o comunque da altre parti della città. Si è riusciti a farlo utilizzando appunto, come dire, molta tenacia, devo dire, e anche una proposta culturale contemporanea che ha permesso di far arrivare all'interno del quartiere molti giovani. Quindi in questo senso, diciamo, il festival, si è trasformato da prodotto a strumento, no? Nel senso che siamo riusciti a, come dire, grazie al festival, calamitare all'interno del quartiere, molti giovani e soprattutto un nuovo pubblico per questi luoghi, del quartiere. Però ci sono dei numeri che sono pesanti, si parla di 10.000, di 30% da fuori Genova, se raccontaceli. Sì, abbiamo quantificato rispetto agli eventi che sono stati all'interno del quartiere, che sono stati circa 28 nell'arco di 3 anni, eventi performativi, più altre 10 circa iniziative di engagement, quindi attività collaterali come workshop, corsi e altri momenti di approfondimento. In tutti questi, diciamo, eventi e attività che abbiamo svolto all'interno del quartiere, abbiamo conteggiato quasi 10.000 giovani che sono venuti nel quartiere per questi eventi. Altro dato importante, appunto, come dicevi, è quello di, diciamo, aver portato all'interno del quartiere circa il 30% di queste persone, che provenivano fuori da Genova, principalmente dalla Liguria, ma non solo, anche dall'area francese. Altro dato importante è stato quello di riuscire a far conoscere questi luoghi a persone che non li avevano mai visitati e questo nella misura circa del 64% delle persone che abbiamo portato all'interno del quartiere. Quindi sono dati questi che di fatto abbiamo misurato nel corso di questi 3 anni con diversi strumenti, questionari, e focus group, workshop, raccolta dati anche, diciamo, all'interno proprio durante i nostri eventi, su dei beneficiari che non sono soltanto quelli diretti, ovvero gli spettatori del festival, ma anche su beneficiari indiretti, quindi gli abitanti, i commercianti, i pescatori, le stesse istituzioni. Quindi c'è stato un coinvolgimento diciamo, in più direzioni. Di tutti quelli che sono sostanzialmente i nostri pubblici, se così si può dire. Su cosa state lavorando? Anticipazioni sul festival, altri eventi, guardando al domani? Allora, al momento stiamo lavorando al mercato dei pescatori, appunto, proseguendo il lavoro appunto, di coinvolgimento di pescatori e DJ locali, quindi cercando di dare una continuità alle nostre attività nel quartiere. Il prossimo evento sarà appunto, venerdì, 14 giugno, dalle ore 18, per poi proseguire con ancora un altro evento, sempre al mercato dei pescatori, il 28 giugno e il 12 luglio. Altro appuntamento molto importante, una novità per quest'anno con cui in un certo senso apriamo, anticipiamo in un certo senso un po' il festival, è la collaborazione con il Souk Festival, quindi il 22 giugno, con un concerto, in cui ospitiamo le Mandolin Sisters, che sono due artiste indiane, che suoneranno appunto il mandolino con un accompagnamento Ableton Live. Questo è un importante, diciamo, traguardo per noi e anche soprattutto per la città, perché vuol dire che fare rete, porta sicuramente a produrre, diciamo, una cultura, più, come dire, fruibile anche da pubblici differenti, come ad esempio il nostro, quello del Souk, e, diciamo, sicuramente porta all'interno della città un maggior livello di contemporaneità e anche di innovazione.